Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto, no, no, non la taglio. Sono troppo stanca, non ce la faccio a fare tagli e taglietti e taglini. Quindi prendetevi il video così come rustico, rusticanza della misticanza. E con questa misticanza svuota la spesa. Vi avviso, pigliatevi un caffè, una tisana, una ciotola, i frutti. No, una ciotola, si dice bowl. Bowl, bowls se sono più ciotole di frutta, prendete quello che volete, ma anche come il poke. Poke, cioè se mi chiamate anzalata di riso, ora si chiama poke. Vabbè, prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimade.insud. Stavo dicendo ci vediamo al prossimo video, no, svuota la spesa. Ho preso un bel po' di cose perché ero rimasta completamente a zero. Volerò un sequel, l'interessia. In vacances, finalmente. Devo svagandare un poco così la cetevella. Comunque, a parte ciò, vi saluto, vi mando un bacione grande grande e inizio con lo svuota la spesa. Sono stata da Ipercop e mi sono, come dico sempre, consolata. Allora, ho preso il parmigiano grattugiato 20 mesi, 12,90 euro al chilo. Ho preso 304 grammi, pagati 3,92 euro. Poi devo sbrigarmi perché ho comprato anche alcuni surgelati. Poi ho preso la lattuga cappuccina, 89 centesimi. Di queste ne ho prese due, però, eh. Ah, poi ho preso una Hot Wheels a Giulio, questa qui. Poi laverà, poi laverà. Poi ho preso una confezione di gocciole. Ma perché hanno fatto i gocciole caca fasutti i piringilli? Io non lo so, gocciolanti. Queste sono molto buone. Con cioccolato fondente e farina integrale, le Wild. Ti gira la testa, guarda dietro, svolta e vinci. Sì, certo, come no? L'importante, quello che dico io, è crederci. Poi ho preso i fruttolo della Nestlé, ho preso sia la versione alla fragola con gli Smarties. Poi ho preso della Nestlé Galak, i Chocoballs. Ecco, restando in tema di palandi, di palline, eccole qua così, Chocoballs, sicuramente cioccolato, sono cereali, cioè sicuramente, è una vita che piglio, sono cereali ricoperti di cioccolato al latte. Poi ho preso della Nesquik i Chocoballs, yogurt al gusto di fior di latte, con i cereali e cioccolato. Il tema ricorrente di questo video saranno le balls, Chocoballs. Poi, sempre in tema gocciolanti, ho preso anche quelle al cocco con cioccolato fondente e cocco. Era rimasta senza manco un biscotto. Cioè, sono contenta perché comunque l'ho fatto apposta. Sono diventata barese. Saluto tutti i baresoni, le baresine, le baresette, i baresanini che mi stanno guardando. Stavo dicendo, ah, buona estate perché ho tolto tutte le scorte che avevo da scortare. Però è rimasto senza niente, quindi vedrete parecchie cose di questo tipo, eh? Poi ho preso di Yomo il cheesecake al lampone più crumble e cioccolato bianco. Questa è proprio una sciccheria. Se non l'avete mai provato, provatelo perché è molto molto buono. Io lo tengo adesso che sta arrivando il caldo, lo tengo una mezz'oretta, un tre quarti d'ora in congelatore e poi lo mangio. Preparazione a base di yogurt al lampone più granella di biscotto e cioccolato bianco. Questi sono buonissimi, ne ho prese due versioni. Cagitosino, Silvano, si piglia proprio. Poi ho preso cheesecake bianco più crumble al cacao. Anche questo è molto buono. Se non l'avete mai provato, provatelo. Poi mi scrivete sempre in direct, in privato, e mi fate vedere tutte le cose che accattate, che io vi consiglio. E mi fate a ricreare quando mi dite, Melania, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho preso yogurt bianco più sfere ricoperte di cioccolato ruby, quindi cioccolato rosa. Qui siamo proprio, siamo chic. Siamo rosa. Poi un altro cheesecake, ecco, non dico menzogne. Quando finisce sta busto, metto tutto questo su due frigoriferi perché sennò qua si squaglia tutto questo. Poi della Yomande, della Yomo, lo yogurt italiano dal 1947, yogurt intero al caffè, vasetto in carta riciclabile. Questi ve li ho fatti vedere anche in passato, sono molto buoni, anch'essi li metto, vabbè, tutti gli yogurt o le preparazioni a base di yogurt in generale,
metto sempre un tre quarti d'ora, una mezz'oretta in frigorifero, cioè scusate, in frigorifero, in congelatore, e poi li mangio durante il periodo caldo, dove c'è la calura. Quando sentite cavero, mettete questi qua nel congelatore, ve lo mangiate, ah, vi rinfrescate tutti, che sicuramente fare qualcosa, sicuro, sicuro, aspettate un minuto. Eccomi, in tutto il mio splendore. Di quando dico queste cose pazze, cioè proprio perché sono ironica lo dico, vabbè, qui dobbiamo sempre precisare le precisazioni precise. Poi ho preso un'altra cappuccinante perché le cappuccine servono, poi ho preso due kit ABC della Parmareggio, all'interno avete i cracker, vabbè, ciò di Grimane, il frullato alla pesca, poi avete i grissini e il pezzo di parmigiano, ne ho prese due confezioni, Giulio li adora letteralmente, e li amo portare a scuola quando fa merenda. Poi ho preso, questi sono spettacolari, se non li avete provati, provateli. Gran, poi mi scrivete, Melani mi hai fatto spendere un sacco di soldi, ma io devo far girare l'economia che economizzo. Gran Pavesi, il cracker mais, con mais e grano 100% italiano, rispetto alla media dei cracker più venduti, senza olio di palma, meno 30% di grassi, 8 porzioni, totale 280 grammi. Buoni, 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 buoni. Se non li avete mai accattati, accattateli. Vi faccio vedere la dichiarazione nutrizionale. Aspettate che mi avvicino. Ok, sono qui. E anche la lista ingredienti vi faccio vedere, perché ci sono delle persone che sono interessate, che altrimenti che vide che uno dire cosa ho comprato questo e basta, senza fare lista ingredienti, senza fare niente, che sennò che ci vuota la spesa, non lo so, ma comunque. Poi ho preso una confezione di gran pavesi, trovate anche la versione rossa con i granelli di sale in superficie, però ecco, per avere meno sale, perché altrimenti è troppo sapido, gran pavesi, il cracker salato senza granelli di sale in superficie, con grano 100% italiano, anche qui senza olio di palma, 560 grammi per 18 porzioni, sfoglia fragrante, è verissimo, sono molto molto buoni, i miei preferiti, già vi ho fatto una capatanda, sono quelli della Doria, Doria, però ipercoppante, non ha i cracker della Doria, non si sa perché, non si sa come mai, fatemi sapere se nei vostri ipercop c'è, trovate il marchio Doria, perché nel mio ipercoppante, o meglio, quelli che frequento di solito quando mi sposto e vado direttamente da ipercoppante, quante volte ho detto ipercoppante non lo so, e non li vedo mai. Poi di AZ ho preso il multiprotezione e il multiprotezione. Melania. Multiprotezione carie gel, menta fresca, e protezione famiglia menta leggera. Questi due, questi se non erro non li ho mai provati, perché io di solito con fluoro attivo, di solito io diciamo sui dentifrici spendo parecchio, però ho preso questi, non lo so come saranno, li proveremo. Diciamo che io amo molto i dentifrici in gel, sono molto pratici, molto comfort zone. Poi sto ridendo, o meglio sto annuendo un sorriso, come soffro, stai correndo, ma perché curro? Perché si addiappia Giulia scorto, che stai fricendo, mi parla in biscotto. Ah, stavo sorridendo perché mentre stavo registrando mi ha già accorto che stavo frigorifero aperto, ma la cervella mi... Ho ripreso il mio amatissimo Tris di vabbè, Tris è un mix tra verdure e verde, Tris verde, foglie di spinaci, verde e invidia scarola, 450 grammi di bontà, pesce fritto e baccalà, nelle schede informative vi lascio la videoricetta che mostra come ho utilizzato questo Tris. In realtà si può utilizzare in tantissimi modi, in tantissime varianti, ma ecco, quella zuppa con i fagioli è spettacolare ed è super approvata dalla mia nutrizionista. Poi ho preso di Orogel il benessere patate da forno, solo con olio di girasole, 50% di grassi in meno delle patate prefritte Orogel fritte in padella, pronte in 16 minuti, la busta è riciclabile, confezione da 600 grammi, queste sono molto buone, ne mangio un pugnetto quando ho il pasto libero, ecco, ovviamente un pugnetto, non tutto il paccone di patanelle, nel microonde. Spettacolare. Cerco di andare in velocità perché altrimenti questo video dura, non lo so. Malizia profumo d'intesa uomo, vetiver, schiuma da barba, lenitiva ed emoliente con aloe vera. Questa l'ha presa Silvanuccio. Dovete sapere che io amo solo ed esclusivamente le profumazioni maschili e fresche.
ma tendenzialmente maschili, e ogni tanto gli rubo la schiuma da barba. Silvano questo non lo sa, lo scoprirà. Poi ho preso i Plasmon, vedrete una video ricetta, una super colazione, ma anche merenda, insomma, poi magari rettificate le quantità, ma sì, diciamo questa ricetta è perfetta sia per la colazione, per la merenda e per lo spuntino. Biscotto Plasmon dei grandi ai 5 cereali, anche questi se non l'avete mai provati, provateli perché sono buonissimi. Poi ho preso una confezione di piadelle classiche della Mulino Bianco, senza strutto, lievitate naturalmente, sono 4 piadelle classiche, queste qui, anch'esse molto molto buone, non si sfaldano. E poi ho preso anche la versione integrale, sempre senza strutto, qui però nella versione integrale trovate 3 piadine. Andiamo avanti. Ho preso una confezione di zucca a cubetti, sempre di Coop, confezione da 450 grammi, la verdura surgelata e... un vero e proprio salvavita, è una manna dal cielo. Poi ho preso di Bonduelle Natura in padella i pisellini extra fini, confezione da 600 grammi, anch'essi molto molto buoni. Sto facendo flash perché appunto sono surgelati, altrimenti si rovinano. Un'altra confezione di zucca, una confezione di fagiolini finissimi, anche questi mi piacciono moltissimo. In passato vi ho registrato la videoricetta di questi fagiolini, magari se la riesco a ritrovare ve la metto nelle schede informative. Vi proporrò la stessa ricetta, semplicemente alleggerita, ma si può fare tranquillamente e sono buonissimi, quindi la bontà è assolutamente assicurata. Unica cosa, non metto diciamo l'olio a crudo, perché altrimenti il sapore caratteristico diciamo dell'aglio soffritto per qualche minuto e dolcemente viene completamente annullato, perché se devo mettere l'olio a crudo faccio semplicemente i fagiolini all'insalata, ma se non la già fa l'insalata e faccio, diciamo, da padella con la padella come mi piace a me, sa da mettere per forza l'olio in da padella. Questi qua, poi un'altra confezione di fagiolini, vi ho detto i fagiolini da quanti grammi sono, non mi ricordo, comunque ripetite in Juventus, Milan, Inter e Napoli, 450 grammi. E poi ho preso, sto scherzando per carità, poi arrivano i messaggi, piripicchi piripocchio, un'altra confezione di tris di verdure surgelatore. In velocità ho preso yogurt proteici della Yomo, ho preso gusto choco orange, praticamente è al gusto cioccolato fondente ed arancia, questi qui. Ok, ho preso 2 di questa versione, sono a fuoco, e poi guardate questo, guardate, questo qua è ammaccato, ho preso 2 yogurt di quest'altra tipologia, Melania compra una vocale, gira la ruota, yeah, yeah, gira la ruota, yeah, yeah. Allora, l'altra versione è gusto cheesecake al lampone e cioccolato bianco. Questo qua, anche questo è buonissimo. Vedete, c'è proprio questa bella cheesecake schiattata qua sopra. Buona, buona, buona. Anche questi sempre sul gelatore. E poi le utilizzo anche per preparare le varie colazioni. Poi ho preso la Calvé Burger, questa qui. Poi, queste durano una vita. Poi di Pumi. La passata di pomodoro 700 grammi, questa qui, non è la mia preferita, però stiamo in offerta, vediamo che sta qua. Poi Splendor Shampoo Aloe Vera e Cheratina, effetto seta capelli secchi e danneggiati, qualità italiana. Ne parlerò in un video specifico perché è diventato uno dei miei prodotti low cost preferiti e quindi farò un video apposito per la serie Il Top ad un prezzo bassissimo, perché questo, se non erro, costa 1,09 euro. Il profumo è divino, proprio divino, ha lo stesso identico profumo dei Fructis. Poi ho preso di Giovanni Rana, io adoro Giovanni Rana, gli gnocchetti freschi di patate vellutate dal cuore tenero, questi qua, questi, vedete questi gnocchetelli, questi mi piacciono, questi piccoli, delle chicchette, delle pepite, non quei pezzi di bestioni, mamma mia quanto sono brutti quei pezzi di bestie, scusate se a qualcuno non lo piace, né, perché chi si suo gusto, però a me proprio personalmente non mi riesco proprio a mangiare quelli cose.
Poi è arrivata una novità e io l'ho acquistata, prima perché mi serviva, nel senso avevo bisogno di questi prodotti, diciamo, per la colazione, e poi l'ho preso perché è una novità, ho detto no, la devo prendere perché la devo recensire. Sono i Kellogg's Extra Barista Edition gusto caffè e cioccolato con avena 100% integrale, senza coloranti né aromi artificiali. Qui vi dico che per 7 porzioni, ma dipende, io per esempio ho una grammatura specifica, 350 grammi. Allora, l'aroma e il gusto fine del caffè con scaglie di cioccolato al latte e mandorle, cioè, ma di cosa ne parliamo? Per la lista ingredienti, i valori nutrizionali, comunque in certi prodotti veramente è un pochino superfluo, basta la quantità e come si mangia per tutta la settimana e per tutto il mese e per tutti gli anni. Comunque fate sempre questi incisi perché poi arrivano dei commenti che mi lasciano un pochino così, dico ma non lo so, sono io che non parlo e uno non mi capisce, sono gli altri che non capiscono me, non lo so, io vivo sempre in conflitto con questi picco qua. Comunque, video a parte sulla recensione di questi Kellogg's, ma di solito la Kellogg's, ecco, è sempre top. Sistema un pochino e arrivo da voi. Faccio vedere lo scontrino, acquistato da me, perché io... Siccome ho collaborato in passato con la Sia, lo specifico sempre perché poi magari qualcuno dice ah ma tu te hanno mandato, ma hai detto che l'hai comprato tu, non lo so, qui boh, da gente poco... La fe, capisci? Allora, di Sia l'ho preso, è la prima volta che lo prendo, quindi non so, ecco, se sia valido o meno, però diciamo che conviene tantissimo, sono 4 litri, piatti, detersivo quindi per i piatti, con olio essenziale di agrumi di Sicilia, forza sgrassante, pulito, brillante, igienizzante con antibatterico naturale, e questo pezzo di boccaccio, questo qua, questo pezzo di bestia, e non lo so, devo vedere, devo sentire anche il profumo, perché ovviamente una rapida boccaccio di supermercato, o in generale, è molto fresco, come profumo, io ci sento tanto l'arancia, anche il limone, ma soprattutto l'arancia, o il pompelma, un mix e match. Comunque lo devo provare e poi vi faccio sapere. C'è anche un leggero retrogusto, una scia di fiori, tipo mughetto, ma guardate che recensione olfattiva. E poi sempre di Sial, questa è la prima volta che la prendo, sempre la confezione da 4 litri, la candeggina classica, per casa e bucato, igienizzante, rimuove germi e batteri, questo pezzo di bestione anche qua. Anche che? Oh, non lo so, io impizzo questi anche dove non si devono impizzare, non ci fate caso. Poi ho preso il sapone liquido per le mani, questo mi piace moltissimo, se non l'avete mai provato provatelo, di IOCOP, il sapone liquido con estratto di tè verde e timo, la specifica è purificante, è molto molto buono, o meglio, per chi ama le profumazioni fresche, è meraviglioso, perché è delicato ma ha quella punta acidula, aspra, che lo rende secondo me vigoroso e energizzante. Ah, ma chi è che li fa gli scivolare la spesa così? Poi sì, ho buttato la busta, la clericente. Poi ho preso, siccome appunto devo partire, volevo comprare la Rigonete Asiago, vabbè, la metto qui, sempre se mi ricordo. Ha detto, ma come gli ha fatto questo bucaccio che i pomeriggi ai rimano così lindo frigorifero? Ho detto, va male, non va male, mi dispiace. E quindi ho preso della Hero Light, ho preso Light perché... Non lo so, mi ha ispirato, ma potete prendere anche la versione classica volendo. È 7 calorie per confezione, 7 calorie per confezione senza zuccheri aggiunti. Ho preso la versione alla fragola e la versione ai frutti di bosco. Confettura di frutti di bosco senza zuccheri aggiunti e confetture di fragole. Frutta utilizzata 50 grammi per 100 grammi. Vabbè, ho preso queste. Poi quando ritornerò vi faccio vedere, farò un video proprio sulle marmellate, confetture, composte e tutti questi componenti qua. Poi ho preso i cereali della KitKat, questi qui nuovi. Ve li ho fatti vedere nello scorso video, meglio nello scorso video vi ho fatto vedere la fotografia, adesso li ho presi proprio. Anche qui, questi qui, qui, piripipi, arriverà il video. Recensione. Poi una confezione di limoni, il limone del Barone, azienda agricola,
Ma non riesco a leggere qua. Il limone del barone. Comunque è della Sicilia, varietà limone femminello siracusano. Vedete? L'ho detta. Eccolo qua. Poi una birra Moretti, noi a birra bim, la vado all'anno. Birra Moretti, questa qua, la Morettande, anche se le rossanti sono tutta un'altra cosa. Scherzo, ma è vero. Mulino bianco, fette cereali, questo, ho preso queste, buonissime. Se non l'avete mai provate, provate. Anche quelle con quelle a base di malto e orzo sono molto buone. Però queste qua mi fanno impazzire, sono tra le mie preferite. Con fiocchi d'avena, con mix di 8 cereali, con farina di agricoltura sostenibile. Buone, 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 buone. Poi un altro fruttolo alla vaniglia. Poi ho preso cacao, il cioccolato 75% aromatico dell'Ecuador, extra fondente della Novi. Questo è tra i miei preferiti, è buonissimo. Non mi fate ingannare perché la tavoletta sembra da 100 grammi, ma è da 75 grammi. Io lo sapevo, vi ho monto, però ecco, per quanto ne consumo io a settimana, dura tantissimo. In realtà con questa ci faccio tanto, tanto, tanto. E poi ogni tanto questa la compro, mi tolgo lo sfizio perché mi piace proprio. Ok, Coop, cioccolato finissimo al latte e la versione senza zuccheri aggiunti. Trovate anche la versione extra fondente con la scritta rossa senza zuccheri aggiunti. Ma io compro ogni tanto, ma veramente ogni tanto, forse una volta all'anno e anche tanto, questa perché mi piace, anche se io amo la cioccolata Kinder. Poi il detergente intimo ho preso, lenitivo con estratto di malva, questo è molto buono, la confezione è da 600 ml, anche questo ha una profumazione estremamente gradevole, molto delicata, sì, molto molto gradevole e delicata. Poi ho preso immancabili i pomodorini datterino dolce e succoso di collina della linea La Rosina. Pure che sticcava, girito sempre, pigliatelo, pigliatelo, perché sono troppo saporito. Ho preso un po' di scatole di datterino e un po' di scatole di cannellini. Io adoro follemente i legumi. Poi, vabbè, altre scatole. Poi ho preso una confezione di plum cake classico della Mulino Bianco. Questi sono i miei preferiti. Li mangia Giulio, però, eh. Poi ho preso il mio amatissimo cuore di bue, il pomodoro, questo qua, e una retina di patate della Pizzolli, patate a pasta gialla. Queste sono ideali per tutte le preparazioni, anche se mi piacciono tanto. Ultima busta, ho preso i panini classici, questi ad olio. Banane. Le susine nere, basilico, mele Marlène, cipolle bianche, una confezione da 4 di latte parzialmente scremato UHT a lunga conservazione da 1 litro della Granarolo. E infine ho preso la bevanda vegetale al cocco di Alpro. Questa è tra le mie bevande vegetali preferite, cocco non UE, vabbè, grazie. Naturalmente senza lattosio, con riso. 100 ml, 20 calorie, vabbè, lasciamo perdere. Allora, volevo farvi vedere la. È vegano, ovviamente. Dichiarazione nutrizionale e lista ingredienti, se a qualcuno potesse, ecco, interessare. Questo mi piace moltissimo, anche quando preparo le varie colazioni. Bene, questo è stato il mio mega svuota la spesa. Da Melania, da Meli Made in Sud, stanno sbattendo il porto bello e buono, quindi devo scappare. E dalla bevanda vegetale al cocco, ve la straconsiglio, anche questa mettetela nel congelatore prima di berla.
È buonissima, buona buona buona, anche quando dovete preparare i frullati, anche per esempio quando preparo i pancakes con la ricetta che ho già condiviso con voi, che mi era stata data dalla nutrizionista, insomma si può utilizzare veramente in tantissime ricette, anche in ricette salate. Comunque, poi magari farò un video proprio sulle bevande vegetali. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimade.insud e come sempre un bacio, un abbraccio e un tarallino dalla vostra Melimade Insud e da questo bellissimo coccante.